Assisi 2015, alla luce del sole. E questo è il nome del meeting del Centro Sportivo Italiano che si è ritrovato alla Domus Pacis per il tradizionale appuntamento nel capoluogo di Francesco. Sport, formazione, attività giovanile, parrocchia, organizzazione, marketing, disabilità, sussidiarietà sono alcuni temi dei tavoli proposti dal CSI nella Tre Giorni Assisana per stimolare il confronto ed il dibattito associativo. Un meeting, quello di Assisi, che apre lo sguardo, evitando le opinioni, ma invitando al confronto delle idee. Abbiamo intervistato Massimo Achini, il presidente nazionale del CSI, che ci parla di questo meeting e ci dà anche uno spunto di riflessione sul Perugia Calcio e sulla Sea Safety con Ad Perugia in questo weekend di inizio dicembre che ha visto il duplice confronto tra Perugia e Modena. Assisi 2015, più di 500 dirigenti sportivi dei piccoli gruppi sportivi di base, d'oratorio, di quartiere, di periferia che si riuniscono ancora una volta nella terra e nella città di Francesco. Questo appuntamento è diventato una tradizione per il Centro Sportivo Italiano da più di 12 anni, ma è anche diventato un appuntamento, un momento fisso per tutto lo sport italiano. Alla luce del sole vogliamo provare a rileggere le potenzialità educative dello sport italiano, convinti che la più grande vittoria non sia quella di conquistare medaglie, ma di arrivare dritti dritti al cuore dei ragazzi e dei giovani. Lo sport a 360 gradi, CSI sempre vicino ai bambini. Il Perugia Calcio negli ultimi anni ha avviato delle pratiche di metodologia di allenamento puntando più sull'educazione piuttosto che sull'arrivismo attraverso il metodo del cover coaching. Anche il CSI punta più ovviamente all'educazione dei bambini. Quanto è importante questa relazione tra sport ed educazione? Ma è fondamentale, soprattutto è fondamentale una grande alleanza tra lo sport di vertice e lo sport in oratorio. Lo sport in oratorio rappresenta il più grande patrimonio di umanità dello sport italiano e noi ormai da anni siamo impegnati ad accorciare la distanza tra i campioni e i ragazzi. Sogniamo campioni e ragazzi in ogni città, in ogni territorio che si prendono per mano, estremamente convinti che ciascuno, campioni e ragazzi, hanno tanto da regalare l'uno all'altro. Per cui vorrei fare i complimenti al Perugia Calcio, perché questa iniziativa, questa attenzione educativa anche in un club che ovviamente giustamente punta alla prestazione come qualità fondamentale, credo che sia qualcosa di molto molto significativo. Ad un uomo di sport come lei non possiamo non esimerci nel farle una domanda sulla Serie B, sull'attuale situazione adesso del Perugia, che in questa weekend c'è la doppia sfida Perugia-Modena, sia per il calcio che per il volley. La prima sfida è stata vinta dal Perugia 1-0 contro il Modena. Domani, domenica, la sfida di cartello tra Sir Safety e DHL. Insomma, lei che cosa, se ci può dare un pronostico? Beh, faccio fatica a dare un pronostico anche perché è un bel derby, come dire, anche in chiave CSI. I comitati del Centro Sportivo Italiano di Modena e di Perugia sono due comitati molto vivi che realizzano tantissime iniziative meravigliose e per cui se la leggo un po' a partire dall'associazione è davvero una doppia sfida meravigliosa. Per la partita di calcio è andata come è andata sostanzialmente. Per quanto riguarda la pallavolo non faccio pronostici per non far torto a nessuno, però ne approfitto invece per sottolineare davvero la valenza educativa di questo straordinario sport. Uno sport che è capace ancora di riempire i palazzetti, tanto a Perugia quanto a Modena, e anche di riempirli in un modo che dice subito dei valori dello sport. Tifoserie festanti, come dire, campo che viene invaso pacificamente dai tifosi delle due squadre finita la partita. Ecco, insomma, vedere una partita di pallavolo di questo livello, oltre a essere uno spettacolo tecnico meraviglioso, poi vedremo chi vincerà, è anche qualche cosa che riconcilia davvero con i grandi valori dello sport. Un'ultima battuta: uno dei progetti più importanti del CSI è la Junior Team Cup, realizzata in collaborazione con la Serie A. Magari possiamo lanciare un messaggio al presidente della Lega B, Andrea Bodi, magari creare anche una collaborazione con la Serie B, forse perché non esiste un calcio di Serie B.
Ma possiamo lanciare molto di più di un messaggio. Possiamo ringraziare il presidente Abodi, che è un grande amico del Centro Sportivo Italiano, perché in realtà stiamo già lavorando, è già aperto un tavolo che porterà a breve a una collaborazione che in qualche modo permetterà anche agli oratori di tutte le città sedi di club della Serie B di vivere qualcosa di estremamente, estremamente significativo. La Serie B rappresenta oggi un'esperienza molto interessante all'interno del mondo del calcio. Il presidente Abodi è stato protagonista di tantissime intuizioni educative di primissimo livello. È vero che la Junior Team Cup in questo paese oggi rappresenta qualcosa di unico e di straordinario. Mi piace ricordare che anche l'UEFA ha premiato questo progetto come progetto educativo più innovativo di tutta Europa. Ecco, ma sono assolutamente convinto che a brevissimo anche in tutte le città e tutte le diocesi che sono, come dire, territorialmente, che coincidono con città e con club che giocano quest'anno in Serie B, vivranno qualcosa di estremamente, estremamente significativo. Beh, intanto vorrei approfittarne per salutare tutti i tifosi del Perugia, di questo splendido club che ha una grande tradizione nel calcio, e anche per dire che a breve succederà qualcosa di molto simpatico, perché Andrea Ranocchia, giocatore dell'Inter e della Nazionale, grande amico del Centro Sportivo Italiano, sta per aprirà credo intorno a giugno dell'anno prossimo, una società sportiva in questo territorio assolutamente innovativa, una società sportiva per ragazzi, per giovani, caratterizzata da tantissime valenze educative. Questa grande collaborazione tra Andrea Ranocchia, il Centro Sportivo Italiano, ma a breve immagino anche la Diocesi di Perugia e tutti i soggetti sul territorio che hanno a cuore l'educazione dei ragazzi e dei giovani. Non svelo nulla di più, ma ho visto in anteprima il progetto, è veramente molto bello, molto interessante e farà davvero felici tanti ragazzi di Perugia e dei territori confinanti. Non poteva mancare ovviamente il commento di Don Alessio Albertini, consulente ecclesiastico del CSI e fratello di Demetrio Albertini. Con Don Alessio ripercorriamo la sua memoria storica del Perugia dell'era Gaucci, ma soprattutto un ricordo particolare verso una personalità indimenticata della storia del Perugia. La Perugia calcistica, il Perugia sogna la Serie A, il CSI ormai da anni gioca la Junior Team Cup, no? Un campionato di oratori che abbracciano la Serie A. Quali ricordi hai tu del Perugia in Serie A, se ne hai? No, allora, ne ho tanti, perché vabbè, era una squadra che si faceva sentire anche grazie alla focosità del suo presidente, l'ultimo presidente in Serie A, però anche devo dire che il Perugia in Serie A è il ricordo dell'ultimo scudetto italiano di mio fratello nel 99, in quella gloriosa cavalcata in rimonta proprio sulla Lazio, e dopo il sorpasso l'ultima giornata proprio qui a Perugia, conquistato il Milan quello scudetto. Ricordo in maniera incredibile le facce di Galliani in tribuna, perché non si doveva perdere, perché altrimenti sarebbe sfuggito lo scudetto, ma non riusciva a entrare quel pallone, non riusciva a entrare. Ricordo anche una traversa in pieno di mio fratello da 30 metri con una faccia di Galliani straordinaria, e poi il gol di Guglielmin Pietro che ha siglato definitivamente lo scudetto. L'augurio è che davvero una squadra gloriosa, ricca anche di storia come il Perugia, possa ritornare a calcare il palcoscenico per eccellenza del calcio italiano, quello della Serie A, per simpatia, ma anche perché così un po' tutte le regioni, anche quella più piccola, possa essere rappresentata nel più grande campionato. Don Alessio, è l'ultima tra i tanti campioni, no, che hanno giocato anche a Milano, che sono anche tuoi amici, che hai conosciuto, qual è magari un ragazzo che ha giocato nel Perugia che ricordi? Sì, certo, Materazzi, però allora, al di là di questi campioni che hanno giocato, un ricordo un po' triste per certi versi, che è Curi. Perché dico questo? Non voglio rivangare un passato, ma ero piccolo quando è successo questo dramma, e per me è stato uno dei primi incontri con la morte. La morte fa parte della vita. San Francesco ha anche cantato l'ultima strofa proprio per sorella nostra morte corporale.
alla quale nessuno può scappare, no? E quello a me ha aiutato a far riflettere. Allora, pensando a Curi, dico: pensiamo anche alla vita, alla bellezza della vita, a giocarcela bene e, come diceva Alfredo Martini, a non buttarla via, perché prima o poi la vita ti chiede di pagare il conto. Allora è un augurio davvero che nasce da, per certi versi, da un episodio triste, per tutti i giovani che davvero non sciupino la loro vita.